Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo sigla e poi ci diamo dentro col video. Sono certa che anche se non siete appassionati di crime, questo nome lo conoscete. Sto parlando di Charles Manson. Pensiamoci, quanto è stato scritto su Charles? Col tempo le biografie si sono gonfiate, anche per farlo apparire più crudele di quanto in realtà era. Ma quindi, chi diavolo è Charles Manson? Diavolo. Non ho usato questa parola a caso. Ho usato questa parola perché c'è davvero chi lo considera la reincarnazione del male. Però, guardando il tutto con occhio più scrupoloso, potrebbe uscire fuori altro. E se Charles Manson è in realtà una semplice vittima della società? Come al solito, partiamo dall'inizio. Charles Manson nasce a Cincinnati, in Ohio. È il 12 novembre del 1934. Sua madre si chiama Kathleen Maddox e quando l'ha messo al mondo era in una situazione davvero molto precaria. Kathleen aveva appena 16 anni, era scappata di casa e faceva il lavoro più antico del mondo, principalmente per comprarsi da bere, perché sì, aveva anche dei problemucci con l'alcol. Kathleen Maddox abita in strada e quando si ritrova quel bambino tra le braccia si rende conto che non sa proprio cosa fare. Inizialmente Kathleen vorrebbe abbandonarlo, registrandolo con il nome No Name Maddox, ma la sua famiglia glielo impedisce e quindi Kathleen deve assumersi le sue responsabilità. È in questo modo che il figlio di Kathleen Maddox prende il nome di Charles Miles Maddox. Solo dopo poco tempo Kathleen riesce a convincere un uomo, un sergente di nome William Manson, a riconoscere il bambino. E in effetti questo è realmente l'unico atto d'amore che la donna ha fatto verso suo figlio. C'è stato un periodo in effetti in cui Kathleen è stata davvero con il colonnello William Manson a casa sua. Poi però poco dopo ha ricominciato con la sua vita sregolata. Commette vari reati che la fanno entrare in prigione ogni 3x2 e quindi, giunti a questo punto, William Manson si rifiuta di prendersi cura del bambino e Charles viene affidato sempre più spesso dei suoi zii in Virginia. Arriva quindi il 1942 e Kathleen deve prendersi cura di suo figlio, che di conseguenza segue sua madre nei vari motel. Pensate che in un'occasione Kathleen ha provato a scambiare Charles Manson con un boccale di birra. E fino a qui, ragazzi, mi sento di dire che siamo in linea con le storie di parecchi fuori di melone seriali. L'infanzia di Charles è stata oltremodo difficile, avendo vissuto in una famiglia precaria ma soprattutto molto disfunzionale. Siamo nel 1942. Kathleen non è più una ragazzina, ma non vuole assolutamente assumersi quella responsabilità, non vuole assolutamente prendersi cura di suo figlio. Di conseguenza cerca più volte di liberarsi di Charles. Prima lì cerca una famiglia adottiva e, fallito questo primo tentativo, ha provato a lasciare Charles in un orfanotrofio. Arriviamo al 1947 e in questa data Charles scappa a gambe levate dalla Gibault Home for Boys, un istituto religioso per ragazzi difficili che prevede anche dure punizioni corporali. Questa scuola si trovava a Terre Haute, in Indiana. Charles ovviamente una volta scappato prova a tornare da sua madre, Kathleen, che però lo rifiuta. Quindi Charles è obbligato a mantenersi con piccoli furti per strada e a vivere un po' come riesce, insomma. Fino a quando Charles Manson arriva all'età di 12 anni e riesce per la prima volta a prendersi una stanza in affitto. Però la situazione non dura molto perché poco dopo Charles deve fare i conti con la legge. Viene arrestato per furto d'auto e spedito in riformatorio. Inizialmente Charles entra nel Natural Bridge Honor Camp, un riformatorio federale che si trova in Virginia. Quelli sono davvero degli anni duri per Charles, che purtroppo subisce violenza da dei ragazzi più grandi. Prova quindi ad evadere, ad andarsene via, lontano, ma purtroppo viene catturato nuovamente e questa volta finisce al riformatorio di Chillicothe, in Ohio. Passa quindi del tempo e purtroppo il riformatorio per Charles si limita ad essere un lontano ricordo, perché ora si trova in un carcere vero, in Virginia. Charles Manson sconta la sua pena da isolato, perché viene considerato un individuo socialmente pericoloso, in quanto nei mesi precedenti alla sua detenzione l'uomo aveva fatto violenza a sua volta sul suo compagno di cella. Ed ecco che qui, a mio parere, possiamo notare il primo vero cambiamento di Charles Manson. Nel primo riformatorio aveva lui subito violenza. Nel carcere invece inizia lui a fare violenza. Chiaramente Charles si è stampato in testa che l'unico modo per essere al sicuro in carcere è quello di prevaricare il prossimo. C'è da dire però che di base a Charles non dispiace scontare la sua pena in isolamento. Durante questo periodo di detenzione uno psichiatra visita Charles e riconosce che il fatto di essere un figlio illegittimo e di essere continuamente rifiutato dalla madre potrebbe aver creato in lui un trauma. Direi che a questa conclusione ci potevamo arrivare anche senza uno psichiatra. Ma andiamo avanti. Oltre a questo problema, Charles era bassino, era minuto
E quindi, di conseguenza, questa sua forma fisica lo rende inevitabilmente più vulnerabile. Nel 1954 Charles Manson esce di prigione. Ed è in questo caso che possiamo aggiungere un altro tassello alla personalità del ragazzo. Charles Manson è scaltro ed intelligente. Contrariamente a quanto si potesse presupporre, considerando il modo in cui è cresciuto, Charles è dotato anche di una forte personalità. Infatti sono necessarie davvero poche sedute di dibattito. Charles riesce letteralmente a manipolare la commissione. Li convince di essere un ragazzo diverso, di aver capito le sue sbaglie. Puff! Charles Manson esce dal carcere sulla parola e ha gli arresti domiciliari e ormai ha 20 anni. Inizialmente Charles viene mandato agli arresti domiciliari dai suoi zii nel West Virginia. Però effettivamente Charles sembra davvero cambiato. E ben presto conosce Rosalind Jane Willis, una cameriera che lavorava in un ospedale. Siamo a Charleston, nel West Virginia, e Rosalie ha solo 15 anni quando Charles le propone di diventare sua moglie. Lei accetta, e il 17 gennaio del 1995 i due convolano a nozze. Arriviamo al 1956, quando Rosalie rimane anche incinta. E quindi, dopo i primi 3 mesi di gravidanza, i due coniugi, Charles e Rosalie, si trasferiscono a Los Angeles. Il punto è che Charles non riesce a trovare assolutamente un lavoro onesto importante, nel senso che fa dei piccoli lavoretti, riesce a fare il benzinaio, il parcheggiatore, però non molla mai per quanto riguarda i furti. Infatti Charles era solito rubare automobili. Col senno di poi l'uomo ammette che il periodo vissuto con Rosalie è stato un bel periodo. La donna non ha mai preteso troppo. Il punto è che Rosalie e Charles erano ragazzini. Rosalie, peraltro, era a conoscenza del passato turbolento di Charles. Non gliel'aveva certo nascosto, anche perché dubito fosse possibile nascondergli una situazione del genere. E quindi Rosalie l'aveva sposato perché credeva di poterlo cambiare. Inutile dirvi che Rosalie non cambia proprio nessuno, Charles rimane lo stesso. Però nel frattempo nasce il suo primo figlio. È il 1956 e si chiama Charles Miles Manson Jr. Però la felicità dura ben poco, in quanto Charles viene ben presto arrestato per aver portato un veicolo rubato oltre i confini statali. Questo lo porta ad un'altra prigione. Siamo a Terminal Island, a San Pedro, in California. Intanto Rosalie era rimasta da sola e con un bambino da crescere. Fortunatamente la donna si è appoggiata a sua madre, che le ha dato un forte aiuto, mentre il marito stava in carcere. Però questa situazione per Rosalie non è sostenibile. E quindi arriviamo a marzo del 1957, quando la madre di Charles, ossia Kathleen Maddox, lo va a trovare in prigione e rivela a suo figlio che Rosalie, sua moglie, si era trasferita con un altro uomo. In questo modo le visite iniziano a cessare. E l'anno successivo Charles e Rosalie divorziano. Andando avanti con gli anni, voglio un attimino soffermarmi sul figlio di Charles Manson, ossia Charles Miles Manson Jr. Il figlio di Charles Manson prova a vivere una vita lontano dall'ombra del padre, ma purtroppo non ci riesce. Come sapete, Charles impazzirà totalmente, facendo accadere degli eventi davvero tragici che vedremo a tempo debito. Però il piccolo Charles non riesce assolutamente a superare il trauma, non riesce assolutamente a concepire di avere un padre del genere. E all'età di 37 anni, nel 1993, si fa fuori con una pistola. Ma torniamo all'altro Charles, il protagonista del nostro video, che è letteralmente una mina vagante. Dopo la condanna per furto e la separazione con la moglie, l'uomo convince quella che appare una perfetta sconosciuta a presentarsi in tribunale dichiarando di essere fidanzata con Charles Manson e di aspettare un bambino da lui. Il bambino si sarebbe chiamato Charles Luther. Quindi in questo caso Charles Manson se la cava e deve scontare una condanna agli arresti domiciliari. In questo caso ben presto comprendiamo l'ennesimo tassello della vita di Charles. Era un protettore. E la donna che ha fatto quelle dichiarazioni in tribunale si rivela essere una di quelle donne che fanno il lavoro più antico del mondo per Manson. E infatti ben presto anche questa situazione si rivela un problemino per Charles, che viene nuovamente condannato per sfruttamento. E questa volta viene condannato a 10 anni di reclusione, che deve scontare nel carcere dell'isola di McNeil, situata nello stato di Washington. E se vi dicessi che è proprio in questo caso che Charles Manson entra in contatto con dei veri e propri criminali? Prima di tutto Charles impara a suonare la chitarra, e il suo insegnante è Alvin Karpis, uno dei membri della Barker Karpis, una banda di rapinatori che freddavano in ogni occasione le loro vittime. Per di più, Charles, grazie ad un suo compagno di cella, si avvicina a Scientology. Inoltre si interessa anche all'ipnosi, legge moltissimo ed è addirittura in grado di recitare a memoria dei versi della Bibbia. Per non farci mancare nulla, Charles si impegna in modo ossessivo nello studio della massoneria, della negromanzia, della magia nera e ovviamente dell'esoterismo. Arriviamo quindi a giugno del 1966, quando Charles, dal carcere dell'isola di McNeil, viene trasferito a Terminal Island, a San Pedro, in California. Charles di base conosce quella prigione,
c'è già stato. È arrivato a questo punto della sua vita, Charles pare abbia quasi ritrovato un certo equilibrio in carcere. Non deve aver paura degli altri perché si sa difendere. Ha guadagnato il rispetto degli altri detenuti e quindi può passare le sue giornate a suonare la chitarra in pace. Charles suonava in continuazione e per di più suonava delle canzoni che lui stesso aveva composto, perché sì, Charles Manson ha anche composto delle canzoni. E quando arriva il 1967 e Charles esce di prigione, si ritrova immerso in un mondo che non sapeva esistesse. In effetti gli Stati Uniti sono totalmente cambiati. Charles infatti era entrato in prigione più o meno alla fine degli anni 50 e ne esce solo verso la fine degli anni 60. E quello in cui si trova immerso Charles Manson è proprio la filosofia hippie degli anni 60. Anche la musica sta cambiando, i Beatles sono nel pieno del loro successo e sta effettivamente iniziando quello che è realmente il movimento hippie. Ossia, poco a poco i giovani abbandonano le loro famiglie per vivere in strada, fare autostop e unirsi ad una comunità senza fissa dimora. Quindi che cosa fa Charles Manson? Ben presto decide di partire per San Francisco. E l'estate del 1967 per San Francisco è molto molto importante e sarà ricordata come la Summer of Love. In quel periodo infatti c'era un'affluenza di giovani incredibile e quindi inizia a crearsi una specie di controcultura basata proprio sull'opposizione dei valori tradizionali, perché c'era la possibilità di abbracciare ideali di amore e spiritualità. Tutto questo ha inizio in un quartiere di San Francisco, in California, di nome Haight Ashbury. Questo quartiere era sicuramente parecchio isolato, considerando che era situato proprio sulle colline di San Francisco. Per di più era vicino al Golden Gate Park e alla San Francisco University. In tutta quella zona c'è da dire che gli affitti erano bassi e infatti diventa un vero e proprio polo di attrazione per tutti i gruppi hippie e bohemian. Ovviamente tutte queste persone erano divise in piccole comunità e il movimento hippie in questo momento sta sicuramente avendo un periodo di evidenza. Gli hippie ascoltavano il rock psichedelico, abbracciavano la rivoluzione sessuale, ma soprattutto abbracciavano anche l'uso di sostanze particolari, compresi gli allucinogeni. Charles Manson, quindi, quando entra a far parte di questa comunità, si affascina tantissimo per i Beatles, tanto che si convince di essere il quinto Beatles mancato. Charles suona tanto e dedica molto tempo alla musica, e quindi inizia a pensare che il suo destino sia segnato. Charles Manson deve essere famoso. Questa è la nuova ossessione che Charles poggia sulla sua vita in quel momento. Lui vuole diventare famoso, vuole diventare un musicista di successo. Oltre a ciò, neanche a Charles dispiacciono le sostanzine particolari, anzi, tutt'altro. Arriviamo quindi nel 1968, quando Charles fonda la sua comune, la Manson Family. I componenti della comune di Charles Manson erano sia ragazze che ragazzi e tutti quanti, dal primo all'ultimo, sono stati soggiogati dal carisma di Charles, dalle sue capacità oratorie, dalla musica, dal modo in cui suonava la chitarra, dal modo in cui in qualche modo si approcciava con le persone della sua comune. Inoltre, tutte le persone che entravano nella comunità di Charles cambiavano nome, nel senso che Charles in un certo senso le battezzava con un nuovo nome. La prima ad entrare nella comune di Charles Manson è Mary Branner, nota anche con lo pseudonimo di Mother Mary. Mary ha incontrato Charles l'anno precedente, totalmente per caso. Lui ci ha provato con lei e Mary l'ha invitato a casa sua a soggiornare nel suo salotto. Ovviamente, tempo 2 settimane, Mary e Charles iniziano a fare le cosine bricconcelle, sporcaccine, e Charles Manson, proprio durante la Summer of Love, mette anche incinta Mary. È in questo modo che la ragazza diventa ufficialmente il primo membro della famiglia Manson. Il 5 aprile del 1968 nasce quindi il secondo figlio di Charles Manson e viene chiamato Valentine Michael. La seconda della lista ad entrare nella famiglia Manson è Lynette Fromm. La ragazza è arrivata nel 1967 a Venice Beach, in stato di forte depressione. Aveva già iniziato a fare uso di sostanzine circa nel 1963, ma nonostante le sue brutte abitudini, nel 1966 si diploma e nel tentativo di accontentare i suoi genitori prova anche ad andare all'università, ma dopo malapena 2 mesi litiga furiosamente con i genitori, quindi lascia l'università e scappa di casa. L'incontro tra Charles e Lynette è totalmente casuale. Ora lei è a Venice Beach, sta passeggiando e Charles Manson la nota. Si ferma e inizia ad attaccare il bottone con lei. Inizia a parlare. Charles inizia a raccontargli del suo ideale di vita, della sua comune e della sua filosofia di vita. Anche Lynette in questo caso viene soggiogata e ben presto entra a far parte della comune di Charles Manson. Arriva anche ben presto Patricia Krenwinkel, nota a tutti con lo pseudonimo di Katie. Nel suo passato Patricia purtroppo ha sofferto di bullismo e aveva davvero poca stima di sé. Patricia era un po' sovrappeso, ma soprattutto a causa di alcuni problemi ormonali la ragazza soffriva di un eccesso di peluria e questa situazione la metteva molto molto a disagio. A 17 anni Patricia vive il divorzio dei genitori nel
peggior modo possibile. Però, nonostante il brutto periodo, riesce a diplomarsi e successivamente prova anche lei ad andare all'università. Patricia, pensate che aveva come ambizione il diventare suora. Però dopo un semestre la ragazza abbandona l'università e va a vivere dalla sorellastra a Manhattan Beach, dove trova lavoro. Patricia ha conosciuto Charles Manson sempre nel 1967 e non le ci vuole molto per unirsi alle ragazze di Charlie. Patricia aveva fatto le cosacce con Charles Manson esattamente il primo giorno in cui l'aveva incontrato, e questo è avvenuto perché era stato l'unico a dirle che era bella e desiderabile. Patricia è affascinata da Charles Manson, dal suo carisma e ovviamente è bisognosa di attenzioni. Ecco perché si unisce alla comune. Poi ecco che arriva Susan Atkins, nota con lo pseudonimo di Sadie. Susan è la seconda di tre fratelli e anche lei ha comunque alle spalle un passato molto burrascoso, formato purtroppo da liti familiari, i suoi genitori avevano un grosso problema con l'alcol. E poi arriva la stoccata, perché quando Susan ha 15 anni perde sua madre per il cancro e il padre di Susan, per far fronte alle spese mediche, ha dovuto per forza vendere tutte le sue proprietà e abbandonare i figli. Quindi Susan va a casa dei nonni con suo fratello minore Steven, si occupa di lui e inizialmente prova anche a lavorare come barista. Contemporaneamente prova anche ad andare a scuola, però fare la cameriera e la barista a tempo pieno e contemporaneamente studiare per Susan è impensabile, non ce la fa proprio. Ecco perché Susan lascia la scuola e poi sceglie di andarsene via da casa dei nonni. Arriviamo al 1964, quando Susan si stabilisce a San Francisco e trova lavoro come cameriera d'albergo. Nel 1966, però, Susan fa una terribile cavolata. Infatti, assieme a due suoi conoscenti dediti alle rapine, decide di lasciare San Francisco per andare a Salem, in Oregon, con un'auto rubata. Peccato che quell'auto venga intercettata e Susan viene condannata a circa 3 mesi di prigione. Susan quindi, dopo circa 3 mesi di carcere, viene liberata, torna in California ed inizia a lavorare come cameriera per locali notturni, come ballerina per locali notturni e spesso fa l'inserviente nei ristoranti. Ed è proprio in questo periodo che Susan prova per la prima volta le sostanze particolari, fino ad arrivare al novembre del 1967, quando la ragazza conosce Charles Manson. Ovviamente Susan non ci pensa due volte ed entra immediatamente a far parte della famiglia Manson. Queste prime tre ragazze, quindi, Mary, Lynette e Susan, fanno effettivamente parte del primo nucleo della famiglia Manson e sono soliti condurre una vita on the road spostandosi con un autobus scolastico dipinto di nero. La famiglia Manson si allarga quando arrivano Sandra Good insieme a Leslie Van Outer. Siamo ad aprile del 1968 e la comunità di Charles poco dopo si stabilisce in una nuova casa. Ossia, vanno allo Spawn Ranch, sulle montagne a nord di Chatsworth, a Los Angeles. Lo Spawn Ranch era letteralmente un ranch cinematografico di circa 22 ettari. Appena la famiglia si è sistemata al ranch, si unisce alla comunità Sandra Collins, che come pseudonimo aveva Blue. Il proprietario dello Spawn Ranch aveva ormai 80 anni. Stava perdendo la vista e quindi permette a tutta la comunità hippie di Charles Manson di rimanere lì in cambio di aiuto. La comunità di Charles Manson quindi sbriga le faccende quotidiane e inoltre aiuta a gestire al proprietario del ranch l'attività del noleggio di cavalli, che rappresentano la principale fonte di reddito per l'uomo. È in questo periodo che Charles Manson pensa sia utile prendere sotto la sua ala protettiva anche qualche maschio e ben presto si unisce Bruce Davis, che verrà identificato come il braccio destro di Charles Manson. Arriva anche Robert Beausoleil ed è in questo modo che il tempo passa e man mano la comune di Charles si popola sempre di più, arrivando a contenere circa 50 persone. L'uomo nella sua comunità ha accolto parecchie persone sbandate, come ragazze con problemi sociali. Insomma, Charles Manson per la sua comunità ha scelto degli outsider e per questi outsider Charles Manson è un guru. È il messia. Però tra quelle 50 persone presenti nella comune di Charles Manson non c'erano solo ragazzi sbandati o ragazzi sfortunati, anzi c'erano anche dei ragazzi che provenivano da famiglie ricche. Charles Manson per loro era un leader non solo morale ma anche religioso e infatti ad un certo punto nella comune di Charles Manson viene messa in giro la voce che l'uomo sia la reincarnazione di Dio e di Satana contemporaneamente. In pratica dentro Charles Manson c'era sia il bene supremo che il male supremo. Però c'è un altro punto che dobbiamo trattare, perché la famiglia Manson non si manteneva certo con modi leciti, anzi tutt'altro. Fanno piccoli furti, vendono sostanze particolari e modificano auto rubate. Fino a quando non arriva il 4 aprile del 1968, viene freddato Martin Luther King e nei mesi successivi scoppiano parecchi scontri interrazziali, tanto che alcuni temono in una guerra civile. Charles però nel frattempo non ha dimenticato il suo sogno, vuole sfondare con la musica. E
Proprio per questo motivo succede un fatto direi a dir poco singolare. Siamo nella primavera del 1968 e Dennis Wilson, il batterista dei Beach Boys, carica in auto due autostoppiste e le porta a casa col fine di farci le cosine sporcaccine. Però Dennis Wilson non è consapevole che le due ragazze sono Ella Jo Bailey e Patricia Kerwinkel. Entrambe le ragazze fanno parte della comunità di Charles Manson. E infatti passano pochi giorni e la famiglia di Manson si stabilisce da Dennis Wilson. Dennis è colpito dal talento di Charles. Secondo lui è un buon compositore, un buon musicista. E quindi decide di presentarlo ad una cerchia di suoi amici presenti nel business della musica. Tra questi amici di Dennis Wilson è presente Terry Melcher. Purtroppo però i sogni di Charles vanno in fumo. Insomma, non diventa famoso, non ha alcuna opportunità e continua a far sopravvivere la sua famiglia grazie alla vendita di sostanzine particolari. Le donne della comunità inizialmente credevano di essere state scelte perché erano in qualche modo speciali, ma ben presto Charles Manson obbliga le varie ragazze della sua comune a servire i maschi del gruppo. Oltretutto, se la famiglia di Charles poteva ottenere qualsiasi cosa, da un tetto sulla testa ad un po' di cibo, offrendo le ragazze della comunità, non si tira indietro. Charles dice alle varie ragazze che si devono adattare, che quella è l'unica cosa che possono fare per rendersi utili e aiutare la famiglia. Dennis Wilson, quindi il batterista dei Beach Boys, inizialmente accetta il fatto che questo Charles Manson e la sua comunità si siano stabiliti da lui. A Dennis piacciono le ragazze che gli ronzolano per casa e, a quanto pare, apprezza anche le canzoni di Charles Manson. Quindi altro giro, altra corsa, quando Dennis Wilson gli presenta Greg Jacobson, un famoso agente di musicisti. È il 9 agosto del 1968 e Charles finalmente può registrare una demo da far ascoltare a Terry Melcher, il produttore dei Beach Boys. Terry Melcher quindi ascolta la demo, ma non è assolutamente folgorato dalla musica di Charles Manson. Inoltre, sempre ad agosto, Dennis Wilson caccia da casa sua la comunità di Charles Manson. Di conseguenza, la famiglia Manson deve tornare allo Spawn Ranch. Inoltre, per non farci mancare nulla, nel nuovo album dei Beach Boys, uscito il 10 febbraio del 1969, Terry Melcher, il produttore dei Beach Boys, inserisce una canzone di Charles Manson. Però non lo cita in alcun modo. Quel brano, peraltro, è il singolo con cui i Beach Boys lanciano il loro album. Esce il 2 dicembre del 1968. Il pezzo scritto da Charles Manson è stato stravolto, riarrangiato, ha totalmente un altro significato e Charles si sente davvero fortemente deluso per questa situazione. Ed è proprio in questo modo che Charles Manson inizia a bramare vendetta. Vuole vendicarsi di tutte quelle persone ricche e famose che avrebbero potuto aiutarlo e invece l'hanno solo preso in giro. E infatti è proprio nei primi mesi del 1969, a seguito della stroncatura a livello musicale, che Charles inizia a diffondere un'idea assurda tra i suoi discepoli. Charles inizia a predicare che presto ci sarebbe stato uno scontro razziale e secondo l'uomo la sua comunità sarebbe dovuta rimanere nascosta. Solo in questo modo sarebbero stati chiamati ad assumere il comando supremo solo al termine dello scontro. Questa rivelazione Charles l'ha avuta ascoltando il White Album dei Beatles. Per l'esattezza, Charles ha interpretato il brano Helter Skelter esattamente come un monito dell'avvicinarsi di questa guerra tra razze. Secondo Charles, i Beatles rappresentavano i quattro angeli dell'Apocalisse e l'uomo nel White Album legge chiaramente un messaggio diretto a lui e ai suoi discepoli. Avrebbero dovuto prepararsi. Questa guerra, Charles Manson, che per inciso era solo presente nella sua capoccia, decide di chiamarla proprio Helter Skelter, esattamente come la canzone dei Beatles. Ma quindi cosa succede in questo caso? Facile. La comunità di Charles Manson inizia a cambiare i suoi connotati e assomiglia sempre di più ad una setta. I loro modi di fare e di comportarsi cambiano e piuttosto di stare al ranch, i vari seguaci di Manson cercano rifugio nel deserto. Si ritrovano solo di notte e cantano tutti insieme solo canzoni di Charles Manson e dei Beatles. In uno di questi incontri, per di più, Charles Manson inscena letteralmente la sua crocifissione e predica sempre la stessa cosa, dice sempre le stesse cose con molta più insistenza però. Presto ci sarebbe stato uno scontro assurdo, mai visto prima. Ma dobbiamo aggiungere anche una cosa, perché nonostante il tradimento, Terry Melcher, il produttore dei Beach Boys, è stato invitato a festeggiare con la famiglia Manson intorno a marzo. Di conseguenza tutta la comunità si era impegnata, aveva lavorato per giorni, aveva sistemato tutto proprio per l'arrivo dell'uomo. Peccato che Terry Melcher non si presenti. Charles però sa bene dove abita Terry Melcher, a Cielo Drive. Però gli si presenta dinanzi un problema. Charles viene a scoprire da Rudy Altobelli, l'uomo che affittava lo stabile a Cielo Drive, che quella casa, in quel momento, non è più occupata da Terry Melcher. Infatti, il 15 febbraio del 1969, Roman Polanski e sua moglie Sharon Tate
si trasferiscono proprio a Cielo Drive. E Charles Manson questo lo sapeva bene. Molti hanno sostenuto che quella tragedia sia stata frutto di uno sbaglio. Insomma, in pratica, Charles Manson voleva colpire Terry Melcher. Ma in realtà non è così. I seguaci di Manson hanno scelto di colpire quella casa a Cielo Drive semplicemente perché c'erano state parecchie volte, quindi conoscevano la villa. Però ragazzi, prima di arrivare a Cielo Drive, dobbiamo andare per ordine. Perché Charles Manson, prima di commettere quella tragedia, inizia la sua guerra, quella da lui definita Helter Skelter, freddando Gary Hillman, un insegnante di musica, con cui la famiglia Manson aveva avuto un incontro fortuito quando erano ancora on the road col pullman dipinto di nero. Pensate che Gary li aveva anche accolti per un breve periodo nella sua villa a Topanga, nel Canyon Road, appena 2 anni prima. Gary viene trovato il 1 luglio del 1969. È stato prigioniero della famiglia Manson dal 25 al 27 luglio. E ovviamente gli avevano fatto del male per tutti i giorni, in continuazione. Di conseguenza, Mary Branner, Bobby Beausoleil e Susan Atkins avevano fatto fuori Gary a causa di un affare con le sostanze malandrine. I ragazzi che hanno colpito con il sangue di Gary scrivono in giro per la casa political piggy, e in italiano letteralmente maialino politico. Ma arriviamo al 6 agosto dello stesso anno, quando Bob Beausoleil viene arrestato mentre si trova al volante di un'auto rubata, mentre Mary Branner viene arrestata l'8 agosto per il furto di alcune carte di credito. L'unica che rimane in libertà quindi è Susan Atkins, e nel frattempo Charles Manson è davvero impaziente perché questo diavolo di scontro non si crea. Non è concreto. E quindi Charles pensa di dare lui una mano proprio per far iniziare questa battaglia. E qui entra in gioco Cielo Drive. Quella notte dell'8 agosto 1969, cosa stava accadendo in quella casa? Roman Polanski nell'agosto del 1969 si trova in Europa e ovviamente non vede l'ora di tornare da sua moglie, Sharon Tate, che per di più era stato interessante e ben presto avrebbe partorito. Arriviamo alla sera di venerdì 8 agosto 1969. Sharon Tate in quella villa a Cielo Drive non si sente sicura, o almeno non del tutto, ecco perché invita qualche amico a passare la serata con lei per poi rimanere a dormire in quella villa così grande che a Sharon quasi incute timore. Oltretutto, dato il suo stato, Sharon è molto più tranquilla che qualcuno rimanga con lei a dormire per la notte. In quella casa a Cielo Drive, la notte dell'8 agosto, è presente Jay Serving, un hairstylist di fama internazionale e anche ex ragazzo di Sharon Tate. I due però hanno mantenuto un rapporto più che solido. Dopodiché c'è Abigail Folger, una famosa filantropa ed ereditiera, con il suo compagno polacco, Wojtek Frajkowski. È assolutamente una bella serata, piacevole da passare fuori, in giardino. Mentre succede questo, Charles Manson annuncia ad alcuni suoi seguaci che è giunto il momento dell'Helter Skelter. Charles Manson è stanco di aspettare ed effettivamente vuole far fuori ricchi, bianchi, famosi per poi far ricadere la colpa sull'estremismo del Black Power, un movimento rivoluzionario che ha preso piede negli Stati Uniti nel 1966. Il Black Power, in italiano potere nero, è semplicemente uno slogan politico nato da diverse ideologie associate sempre comunque all'orgoglio non solo dei neri, ma anche delle loro origini. Charles crede che facendo ricadere la colpa su degli elementi estremisti del Black Power, i bianchi avrebbero preso le armi e non si sarebbero risparmiati. Avrebbero iniziato a combattere per la supremazia. Quindi, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Kerr Winkle e, infine, Linda Casbian si dirigono proprio verso la casa di Cielo Drive. Appena entrano nel vialetto della casa, trovano una Rambler posteggiata. E quella macchina era di Steven Parent, un ragazzo che si era recato a Cielo Drive per vendere una radiosveglia al custode della villa, ossia William Garreston. Senza pensarci due volte, Tex Watson fredda Steve con 4 colpi di pistola. Dopodiché si preoccupa di tagliare i fili del telefono in modo che nessuno possa chiedere aiuto ed entra da una finestra nella dimora di Cielo Drive, andando poi ad aprire direttamente la porta di casa a Susan Atkins e Patricia Krenwinkel. Linda Casbian è l'unica ad essere in possesso di una patente di guida regolare e infatti era stata scelta da Charles proprio per questo. Linda non era ancora stata plagiata del tutto da Charles Manson, ecco perché attende in macchina. È da poco passata la mezzanotte, quindi ad essere precisetti, la tragedia è avvenuta il 9 agosto. Wojtek Frajkowski dorme sul divano in salotto e si sveglia di colpo. È spaventato. Appena l'uomo si sveglia, Tex Watson inizia a prenderlo a calci. E mentre viene colpito, Wojtek Frajkowski chiede: chi siete? Cosa volete? Tex Watson si avvicina al suo orecchio e gli risponde: sono il diavolo. E sono qui per fare il lavoro che di solito fa il diavolo. Dopo questo scambio, Tex lega Wojtek con un asciugamano. Nel frattempo Susan Atkins si preoccupa di svegliare tutti e di condurli in salotto. Sharon Tate e Jay Sebring vengono legati insieme
E appena Jay Sebring prova a dire qualcosa per far ragionare quelle persone, insomma, Sharon Tate, era stato interessante, quindi Jay è particolarmente preoccupato. Purtroppo non fa neanche in tempo a finire la frase. Viene freddato con 4 colpi di pistola. Arriviamo ad Abigail Folger, che viene rimandata in camera per recuperare dei soldi che, a detta sua, aveva. Circa $70. Nel frattempo, Wojtek Frykowski prova a scappare, a fuggire, però viene braccato proprio sulla veranda della casa e viene freddato. Abigail Folger, dopo aver portato i soldi alla famiglia Manson, cerca di fuggire attraverso la piscina, ma interviene Patricia Krewinkel, che la fredda a pugnalate. Nello stesso modo anche Sharon Tate viene freddata con un pugnale. Infine Susan Atkins scrive con un asciugamano pieno di sangue la parola pig sulla porta d'ingresso dell'abitazione. Susan fa questo perché Charles si era raccomandato di lasciare qualche segno maligno sulla scena del crimine. Quindi Susan, Tex e Patricia, una volta concluso il tutto, raggiungono Linda in macchina e partono per tornare al ranch. Sulla via del ritorno si cambiano i vestiti e si sbarazzano dei vestiti tutti sporchi di sangue. Inoltre si liberano anche dei coltelli, nascondendoli nelle colline circostanti. Arriviamo però alla sera seguente. È la sera del 9 agosto e Charles Manson non è troppo contento di come sia stata presa la tragedia di Cielo Drive. Di conseguenza si mette lui a capo di una nuova missione totalmente da fuori di testa. La famiglia di Manson non sa chi colpire, fino a quando non scelgono la casa dei La Bianca, situata nella zona residenziale di Los Feliz. Quella sera, per commettere quel crimine però, ci sono delle aggiunte. Oltre a Tex, Susan, Patricia e Linda alla guida, Charles Manson recluta anche Leslie Van Outer e, infine, Steve Grogan. Le vittime scelte da Manson non sono nient'altri che una coppia. L'Enola Bianca è di origine italiana ed è proprietaria della catena di supermercati Gateway Markets. Purtroppo però aveva il vizio del gioco d'azzardo. E poi ecco che c'è sua moglie, Rosemary La Bianca. La donna non era assolutamente una classica casalinga, anzi tutt'altro. Rosemary era un'imprenditrice. Aveva avviato con successo una catena di negozi e di boutique. Sia Rosemary che Leno erano al loro secondo matrimonio. Charles e i suoi seguaci quindi entrano in casa e trovano Leno La Bianca che dorme sul divano. L'uomo è davvero molto agitato e terrorizzato, anche perché i media avevano già diffuso tutti i particolari della tragedia avvenuta a Cielo Drive. Di conseguenza, inizialmente i seguaci di Charles Manson provano a tranquillizzare l'uomo. E mentre Charles Manson si occupa di legarlo con dei lacci, i membri della sua famiglia iniziano a rubare letteralmente tutto ciò che trovano di prezioso. Svaligiano totalmente la casa. Dopodiché Charles Manson si dirige in camera da letto proprio per prendere Rosemary. Charles quindi trova Rosemary, la porta di peso in salotto e la lega spalla contro spalla a suo marito. A questo punto Charles Manson pensa di aver già fatto abbastanza, non vuole mica sporcarsi ulteriormente le mani. Sia mai. Di conseguenza torna in macchina con Linda, che continua a fare l'autista. Charles quindi esce dalla dimora dei La Bianca e ordina a Leslie Van Outer e a Patricia Krewinkel di raggiungere Tex Watson. A questo punto la famiglia di Manson si trova dinanzi le vittime già legate. Potevano fare un lavoro tranquillamente pulito e andarsene senza neanche fare troppo casino. E invece no. Tex Watson non accetta che il tutto sia così semplice. Quindi slega le due vittime per portare Rosemary in camera da letto, che è tenuta d'occhio da Leslie e Patricia. Quindi Tex torna in salotto e fredda Leno con un pugnale. Ovviamente alle urla del marito Rosemary inizia a divincolarsi. Urla, chiede aiuto e quindi ben presto viene freddata da Tex Watson. Esattamente come nel precedente caso, i seguaci di Manson scrivono sui muri Pig, Helter Skelter. Dopodiché si fanno la doccia a casa della Bianca, tranquillamente come se nulla fosse, svuotano letteralmente il frigorifero e poi escono da casa e si rendono conto che devono tornare in autostop. Infatti Charles Manson aveva in mente un altro piano ancora da realizzare. Di conseguenza non poteva certo starli ad aspettarli, insomma. Il fatto è che Charles vuole far commettere un crimine anche a Linda. La ragazza non è troppo convinta di ciò che stanno facendo, non è del tutto plagiata. E infatti Charles questa cosa proprio non l'accetta. Charles Manson vuole piegare Linda al suo volere, vuole renderla succube, esattamente come tutte le altre. Quindi sale sull'auto con Steve Grogan e Susan Atkins e si fa condurre da Linda a Venice Beach. Charles, arrivati a Venice Beach, ordina a Linda di freddare Saladin Nader, un attore di origine libanese che comunque in passato aveva avuto degli scambi con la famiglia Manson. Linda però si dimostra molto più furba di Charles Manson. Infatti finge di accettare la missione,
Ma al posto di andare a bussare a casa di Saladin Nader, riesce a bussare alla porta di un suo vicino, avvisando quindi Saladin del pericolo. Ovviamente, di fronte al clamore della dipartita di Sharon Tate, la scomparsa è avvenuta di un'ulteriore persona verso fine agosto, ossia Donald Shee, un ex stuntman tuttofare che lavorava proprio allo Spoon Ranch, ma non trovava troppo simpatica la comune di Manson. Oltre a questo, si sta anche riavvicinando alla sua ex moglie, che è una donna nera. E Charles questo non può permetterlo. Di conseguenza obbliga Steve Grogan a freddarlo. Steve, il corpo di Donald, lo seppellisce tra le colline all'interno dello Spawn Ranch. Viene ritrovato solo nel 1977, dopo che Steve Grogan ha confessato finalmente l'intero fatto. Donald, quindi, è di fatto l'ultima vittima della famiglia Manson. A seguire questo caso, nel frattempo, non c'era né la polizia né l'FBI, ma un semplice avvocato di origini italiane, ossia Vincent Bugliosi. Vincent, dopo due interminabili anni di indagini, riesce a risalire a Charles Manson per poi ricollegarlo alle varie scritte che sono state trovate nelle varie scene del crimine. Vincent non ha prove sicure, non sa che effettivamente Charles Manson sia la mente di quella sua comunità tanto stretta da chiamarsi famiglia. Di conseguenza inizia a recarsi al ranch, così, per intervistare i vari ragazzi. Gli fa delle domande e cerca quindi di ricostruire in qualche modo le vicende che sono accadute. In questo caso Vincent fa la scelta giusta, perché tutto il puzzle finalmente inizia a prendere forma nella sua mente. Quei giovani ragazzi, hippie, ventenni, che professavano l'amore e apparivano così innocenti, erano in realtà dei terribili assassini. Inoltre Vincent scopre anche che agivano sotto l'effetto di varie sostanzine che quindi li alteravano totalmente. E ci vuole ovviamente ben poco per capire chi sia stato a plagiarli in quel modo. Il loro leader, il loro messia, Charles Manson. Andando avanti, alcune ragazze della comune decidono di parlare con Vincent per raccontargli quello che effettivamente è successo con Charles. E quella è la fine dei giochi per Charles Manson. Linda Casban è stata la testimone chiave del processo contro Charles Manson. Linda, per evitare l'incarcerazione, testimonia contro Charles, che quindi viene arrestato per essere un mandante di omicidi. Ma arriviamo al 1970, quando inizia ufficialmente il processo alla Manson Family. Questo processo è entrato nella storia degli Stati Uniti per la sua incredibile lunghezza. Pensate che solo il dibattimento preliminare dura ben un anno. E c'è da dire che alla fine è lo stesso Charles Manson a confessare con voce glaciale tutti i crimini commessi da lui e dalla sua famiglia. Inoltre Charles Manson inizia a indicare altri personaggi famosi che dovevano far parte del suo quadro. Avrebbe voluto far fuori Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Richard Burton, Steve McQueen. A questo punto per Charles diventa inevitabile sfuggire a delle domande più approfondite. Perché mai Charles Manson desiderava commettere quei crimini contro quelle persone? Charles Manson racconta che lo avevano ispirato i Beatles con il loro White Album, più precisamente con la traccia Helter Skelter. Charles Manson voleva causare il finimondo, l'apocalisse. Voleva essere lui stesso caos per poi diffonderlo ovunque. Alcuni degli psichiatri che hanno seguito il caso però concordano nel correggere questa versione che ha dato Charles Manson in tribunale. Infatti Charles ha creato un'ossessione su cui ha posato la sua vita dopo il carcere. Era la fine degli anni 60. E Charles Manson voleva diventare famoso, voleva diventare una rock star. Però non ha funzionato e quindi di conseguenza Charles Manson ha scelto quella via alternativa, sicuramente perché aveva dei problemi già in partenza, ma anche perché in realtà voleva essere notato dal prossimo. Ecco perché ha dato vita a quella serie di folli crimini, che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica in modo molto massiccio. Charles di conseguenza aveva solo bisogno di essere notato? A seguito di una vita fatta di rifiuti? Questa situazione però non cambia il destino della famiglia Manson, che vengono tutti condannati a morte nel 1971. L'anno dopo però la California abolisce la pena di morte e in questo modo la famiglia di Charles e Charles Manson vengono spostati dal braccio della morte al carcere. Charles Manson, nella sua follia totale, avanza con grande costanza la domanda per la libertà vigilata e ogni anno dal 1974 quella richiesta viene respinta. Ma facciamo un balzo temporale enorme perché arriviamo al 1 gennaio del 2017. Charles si trova nella prigione di Corcoran, in California. Viene trovato sofferente e quindi viene mandato d'urgenza in ospedale. Charles Manson non sta bene, non gode di buona salute, ma viene rispedito in carcere il 6 gennaio del 2017 e viene sottoposto a cure che non gli servono assolutamente a nulla. Arriviamo quindi al 15 novembre del 2017, quando Charles Manson viene ricondotto in ospedale. Il 19 novembre ha un'emorragia intestinale che gli causa un arresto cardiaco.
Charles Manson viene a mancare all'età di 83 anni. Tutti i seguaci di Manson hanno totalmente sollevato la responsabilità di Charles Manson. In un'occasione, durante un programma televisivo, Doris Tate, ossia la madre di Sharon Tate, e Tex Watson in persona, in diretta televisiva declinano ogni responsabilità di Charles Manson per tutti i crimini avvenuti. Detto questo, ragazzi, questa era la storia di Charles Manson. Io l'ho trovata davvero molto molto interessante e trovo molto interessante anche come un uomo possa riuscire a manipolare in questo modo così tante ragazze, così tante persone. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto. Detto questo, io ho finito di sproloquiare in questo video. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.